Istituto Fabio Besta di Ragioneria Santa Croce Camerina, oggi c'è un importante annuncio da fare dal mondo della scuola e per questo siamo in compagnia della preside e dirigente scolastica di questo plesso, Antonella Rosa, e del sindaco Giovanni Barone. Io direi direttamente alla preside di annunciare questa novità importante non solo per i ragazzi di questa scuola ma anche per tutto il territorio di Santa Croce. Certo, dall'anno scolastico prossimo, quindi da settembre 2018, sarà attivo un indirizzo molto importante per quanto riguarda l'istituto tecnico, che rimane istituto tecnico all'interno del settore economico, che è l'indirizzo turismo. Partirà intanto la prima classe e poi nel corso degli anni arriveremo a fare il corso completo. Di cosa si tratta? La Regione Sicilia ha autorizzato questo indirizzo proprio per la sede staccata di Santa Croce Camerina. Si tratta sempre di un indirizzo di tipo tecnico ed è rivolto a quei ragazzi che abbiano una particolare vocazione nel voler valorizzare il patrimonio artistico, paesaggistico del nostro territorio, un grandissimo patrimonio. Proprio per questo l'abbiamo voluto per il nostro comune, per il comune di Santa Croce. Per chi vuole maturare competenze linguistiche, si studiano infatti 3 lingue straniere, competenze di legislazione turistica ed essendo settore economico naturalmente ci sono anche competenze rivolte all'economia aziendale, al diritto, al marketing, all'informatica. Chiaramente è un settore che dà ampie opportunità perché poi oltre a consentire l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria consente anche l'accesso agli ITS nel campo del turismo, ne abbiamo anche in Sicilia, a Siracusa, a Caltagirone, ed è rivolto anche a tutte quelle persone che vogliono continuare con il loro percorso professionale nell'ambito del turismo, quindi operatore congressuale, direttore di agenzie di viaggio, guida turistica naturalmente e operatore anche consulente nel campo del turismo. Quindi è un'importante offerta formativa per formare il professionista del domani, che sicuramente in ambito turistico a Santa Croce servirà molto. Sindaco. Sì, Santa Croce si sta aprendo al turismo perché oltre all'agricoltura, che rimarrà sempre il pilastro portante di questa comunità, stiamo affiancando fortemente il turismo. Io ringrazio in modo veramente forte la preside perché si è interessata perché si ottenesse questo importante risultato. La ringrazio a nome mio, del sindaco di Santa Croce Camerina, della mia giunta tutta e del Consiglio Comunale, che tutti assieme stiamo lavorando, come sapete, per trasformare, ecco, quantomeno aggiungere alle opportunità di Santa Croce Camerina anche il turismo. E questi ragazzi che si formano in questa disciplina, quindi noi stiamo preparando tutta la documentazione per aprire un albergo a Santa Croce, per trasformare le zone, certe zone agricole in zone turistiche e quant'altro, e avere giovani quindi preparati, professionisti di questo settore è una risorsa, un valore aggiunto per Santa Croce Camerina. E ancora, ecco, ringrazio la direttrice per quello che sta facendo per Santa Croce in questo splendido scenario che è questo istituto, che è un fiore all'occhiello di questo comune, e colgo l'occasione per augurare a tutti un buon San Giuseppe.